Grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione. Farò un rapidissimo riassunto delle puntate precedenti. Parliamo di un progetto che è stato rifinanziato definitivamente per l'ultima volta dal governo nazionale con fondi sport e periferie. In particolare i tecnici di sport e salute hanno illustrato i due progetti alternativi che sono stati avanzati all'amministrazione comunale e sui quali è stato chiesto appunto a Roma Capitale di esprimere una preferenza, uno relativo a un parco sportivo, l'altro relativo a un palazzetto dello sport. Sono emersi in seguito ad approfondimenti effettuati sia in occasione della Commissione Congiunta Sport e Urbanistica, sia successivamente nella Commissione Trasparenza, che poi in occasione di una riunione alla presenza dei dipartimenti, un'altra alla presenza delle federazioni e in ultimo un'assemblea alla quale hanno partecipato anche i comitati e le associazioni, alcune osservazioni relative a difficoltà dal punto di vista dei tempi, delle autorizzazioni, dei vincoli per quanto riguarda il progetto sportivo, in particolare alcune previsioni che nel progetto, appunto, che come dire, sulla carta è bellissimo, ma poi calato nel contesto territoriale reale di Corviale presenta delle difficoltà. Alcune strutture sono in effetti già presenti molto vicino all'area del parco. C'è il pericolo della c'è il problema della manutenzione, eccetera, eccetera. Abbiamo pochi minuti, quindi cerco di sintetizzare tutto. Il timore principale aveva l'amministrazione, l'assessorato sport, ma anche il sottoscritto e anche molti colleghi della maggioranza, era relativamente alla gestione dell'impianto. Quindi il palazzetto, ovviamente, costruirlo tra virgolette è facile, non lo è, ma ecco, paradossalmente è più facile costruirlo che non gestirlo poi correttamente in futuro. Da questo punto di vista, la novità ci sono le lettere di impegno presentate e firmate da quattro presidenti di quattro importanti federazioni sportive nazionali: pallavolo, pallacanestro, ginnastica e sport rodellistici, che hanno quindi dato il loro supporto all'amministrazione per assicurare, ecco, quello che immagino comunque, ecco, sia un po' l'interesse di tutti, ovvero che il palazzetto venga realizzato, sia bellissimo, ma soprattutto venga utilizzato poi correttamente per tanto tempo con una giusta manutenzione e con delle attività che sono sì di carattere agonistico, grandissimi eventi internazionali, ma anche attività aperte, attività di base, quindi attività aperte al territorio, appunto alle scuole, alle associazioni, non solo attività sportive, ma anche attività tipo sociale, culturale. E infine la richiesta quindi è quella che in parte già era emersa nelle commissioni, ovvero quella di un progetto che veda la realizzazione sì del palazzetto, ma anche del parco, un progetto integrato, quindi dove il parco sostanzialmente sia una ideale prosecuzione del palazzetto e le attività che si fanno previste all'interno del palazzetto possano essere poi svolte anche all'esterno. E quindi ecco, la mozione è urgente perché precedentemente appunto avevamo chiesto una deroga al governo, ci siamo impegnati come Roma Capitale a dare una risposta entro la prima settimana di dicembre e quindi ecco, oggi sostanzialmente è l'ultimo giorno utile per poterlo fare in assemblea. E quindi ecco, vado a chiudere e anticipo, non interverrò in dichiarazione di voto, il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie.